Amiche ed amici appassionati di Formula 1, ben ritrovati. Eccoci qui per commentare questo rocambolesco Gran Premio d'Australia. Innanzitutto, via con i saluti, quindi benvenuti a Martina, a Dino e a Fabrizio. Ciao ragazzi! Allora, una gara davvero dove è successo di tutto. È iniziata alle 7 e alle 7:30 secondi Leclerc era già fuori. Poi la gara sembrava essersi stabilizzata dopo la prima bandiera rossa, quella per l'incidente di Albon. La gara, insomma, proseguiva in modo abbastanza tranquillo con i piloti che andavano di conserva per non dover sostituire nuovamente le gomme e arrivare a fine gara con il set montato alla ripartenza. E invece, poi nel finale c'è stato questo immenso caos dove le decisioni della direzione gara con la bandiera rossa per l'incidente di Magnussen, la ripartenza da fermo e la nuova bandiera rossa per l'incidente alla ripartenza con la penalità Sainz, la conclusione sotto safety car, insomma, davvero è successo di tutto. Ci sono state polemiche a non finire. Ragazzi, voi cosa ne pensate di questo Gran Premio? Buonasera amici del DOT, ci ritroviamo qui a commentare tutti insieme un rocambolesco Gran Premio d'Australia e vi dico la verità, nonostante l'orario ci ha tenuti incollati alla TV fino alla fine e paradossalmente vi dico meno male che accadono determinate cose perché altrimenti alle 7 della mattina, oltre alla tazza di caffè, ci saremmo veramente annoiati. Ringrazio la Mercedes che sembra aver trovato una piccola quadra che si inserisce così nella lotta tra Red Bull e Aston Martin, ha dato un po' vita, ha dato un po' di vivacità a questa lotta al vertice. Peccato ancora una volta per la Ferrari in un weekend dove sembrava che la rossa di Maranello potesse conquistare quantomeno un podio. Diciamo che possiamo dire che è successo veramente di tutto. Solamente 13 piloti finiscono la gara con 7 ritirati. Possiamo dire che non ci possiamo lamentare. Allora, cari amici del DOT, cosa dire di questo Gran Premio d'Australia davvero caotico e paradossale alla fine? Tantissimi contatti, soltanto 12 piloti al traguardo, ben 4 ripartenze, 3 bandiere rosse. Cominciamo con le bandiere rosse. Io contesto personalmente l'ultima, quella in occasione dell'incidente di Magnussen, perché se si è utilizzata come motivazione il fatto di dover pulire la pista dai detriti, beh, poteva entrare assolutamente la safety e avvisare prima dell'arrivo del gruppo i commissari che si sarebbero spostati, dato che svolgono un encomiabile lavoro. Iniziamo l'analisi del Gran Premio partendo dalla Ferrari, perché è un inizio di stagione da dimenticare purtroppo per la rossa di Maranello. Leclerc ritirato dopo 3 curve, Sainz 12° su 12 vetture al traguardo a causa della penalità per il contatto con Alonso. Un weekend per la Ferrari che già dal sabato ha evidenziato tanti problemi con tanta confusione nel corso della Q3, dove mentre si era capito che i piloti Ferrari servissero 2 giri per mettere in temperatura le gomme, arriva questa comunicazione di pioggia in arrivo che hanno visto solo alla Ferrari praticamente. Poi anche qualche misunderstanding tra Leclerc e Sainz sull'ordine da seguire nel giro di riscaldamento, appunto. Questo cosa comporta? Che Leclerc decide di essere più aggressivo in partenza. E alla terza curva stringe sul punto di corda, andando a colpire la vettura di Stroll, andando in destra coda, insabbiandosi e venendo quindi costretto al ritiro. Errore di Leclerc, assolutamente, fatto la curva come se Stroll non ci fosse, e bisognava avere un atteggiamento più prudente. C'era tanto spazio all'esterno, Leclerc doveva essere appunto più cauto. Sainz invece, penalizzato purtroppo dalla sfortuna per aver cambiato gomme subito prima dell'uscita della bandiera rossa, aveva poi fatto una super gara, la sua migliore forse in Ferrari, con tanti sorpassi e un ottimo passo prima poi della bandiera rossa, dell'altra bandiera rossa, e alla ripartenza Sainz con gomme fredde su pista sporca non è riuscito ad azzeccare la frenata, è andato a colpire Alonso, l'ha mandato in destra coda e questo gli è valso 5 secondi di penalità. Davvero
Dall'alba rossa di Melbourne con la vittoria di Leclerc sempre sul circuito australiano allo sprofondo rosso di domenica scorsa con il doppio zero in casa Ferrari. Weekend davvero traumatico per la rossa con Carlos Sainz. Allora, in sé per sé la gara di Sainz è stata davvero positiva fino a poco prima del contatto, perché era in quarta posizione, avrebbe portato punti a casa, avrebbe messo fieno in cascina dopo un inizio molto negativo per la scuderia di Maranello. Però la penalità, andando nel dettaglio dell'episodio clou, è giusta, quella inflitta dai commissari, 5 secondi di penalità perché alla fine ha centrato pienamente Alonso. Però poi con la bandiera rossa la direzione gara decide giustamente, secondo il regolamento, di ritornare sui suoi passi, cioè di ristabilire le posizioni che erano precedenti allo stop, e quindi alla fine è come se il contatto non fosse proprio esistito, cioè un contatto virtuale, quello tra Sainz e Alonso. E quindi molti si chiedono come mai venga inflitta questa penalità, anche perché poi la gara di Alonso non è stata compromessa, dato che è arrivato comunque sul gradino più basso del podio. Per quanto riguarda invece la gara di Leclerc, purtroppo è durata davvero pochissimi chilometri e la distanza da Max Verstappen, alla luce anche di quanto dimostrato dalla Ferrari, si fa davvero incolmabile soltanto dopo 3 appuntamenti dall'inizio del mondiale. Sì, doveva essere il weekend giusto per la Ferrari, o quantomeno sulla carta, ma soprattutto i grandi miglioramenti a questo punto visti durante le prove libere, non tanto in qualifica, ma durante le prove libere, soprattutto per quanto riguarda il posto gara. Quindi da questi piccoli dati partiamo dal presupposto che, nonostante i 0 punti portati a casa, ancora prendo qualcosa di positivo in vista soprattutto di Baku, dove lo stesso Vasseur ha detto che ci sarà, diciamo, un cambio di direzione, dove vedremo a questo punto la Ferrari che teoricamente dovevamo aspettarci ad inizio anno. Quindi ecco, altre aspettative messe in pista, come si suol dire. Spero che tali aspettative non vengano nuovamente affossate da una prestazione che una volta viene rovinata per quanto riguarda decisioni a livello di muretto, ma soprattutto, come abbiamo visto, ed è il caso del Gran Premio d'Australia, anche per quanto riguarda gli errori dei suoi piloti, perché partiamo da Charles Leclerc. In questo caso io sono d'accordo all'80% che si tratta di incidente di gara, soprattutto perché in quella situazione, in quel momento della gara, dopo la partenza, è normale che tali situazioni avvengano. Ciò che condanno in questo caso per quanto riguarda Leclerc è la leziosità, un po' l'ingenuità dimostrata, perché lo stesso pilota monegasco non poteva non sapere che a suo fianco ci fosse un'altra vettura. In questo caso mi sto riferendo a Lance Stroll della Aston Martin. Ingenuità che lo vorrei un attimino sottolineare, giustifico da un certo punto di vista per la situazione che c'è attualmente in Ferrari. Quindi capisco un po' il momento delicato, anche se io tutt'oggi ancora non comprendo quanto questa macchina sia diversa rispetto all'anno scorso. Anche l'ingenuità dimostrata da parte di Carlos Sainz con quel contatto con Fernando Alonso sul finire della gara. Ecco, l'aver sbagliato, l'aver da una parte anticipato il punto di corda, dall'altra sbagliato, ecco, sono errori che poi alla lunga purtroppo pagano una situazione delicata, come lo è in questo caso la Ferrari, una situazione che, ripeto, spero possa migliorare al più presto, ma se questi sono i presupposti, purtroppo c'è poco da dire. Ciao a tutti, allora ci troviamo dopo questo controverso GP d'Australia 2023. Bisogna parlare innanzitutto della prestazione della scuderia Ferrari. Sicuramente sono stati fatti dei passi in avanti rispetto ai 2 Grand Prix precedenti, però sia per delle decisioni controverse in qualifiche, sia per vicissitudini alla gara, sfortunate, sia per la bandiera rossa di Sainz, per il tiro di Leclerc,
E poi per la penalità di nuovo a Sainz, il risultato non è arrivato, quindi 0 punti per entrambe. Passi in avanti, sì, ma non significativi. Significa semplicemente stare alla pari di Mercedes e Aston Martin. Non ancora, diciamo, al livello della Red Bull. Forse servì una versione B per la Ferrari. La Mercedes conquista un ottimo 2-3 in qualifica e poi conquista il secondo posto con Hamilton, mentre invece suona un campanello d'allarme per quanto riguarda l'affidabilità a causa del ritiro di Russell per la rottura della Power Unit. Una Mercedes che in questo inizio di stagione sta raccogliendo dei risultati soddisfacenti e oltretutto, insomma, si continua a parlare con insistenza dell'eventualità di portare anche una nuova vettura nel corso della stagione. Quindi, se la base di partenza è questa, nonostante i tanti problemi, possono essere fiduciosi a Stoccarda. Il problema, insomma, parlare di ritorno della Mercedes, è un po', forse affrettato. Perché? Perché in Bahrain la Mercedes era la quarta forza. Leclerc prima della rottura del propulsore era tranquillamente terzo, Alonso era quarto e Hamilton non riusciva a prendere Sainz che era in crisi di gomme e Russell era lì dietro. A Jeddah invece la strategia delle gomme ha favorito Hamilton, poi c'è stata anche quella safety car che ha in ogni caso anche un po' arginato quella che era la rimonta delle Ferrari con Leclerc che aveva avuto le 10 posizioni di penalità. Io personalmente non vedo ancora una Mercedes superiore ad Aston Martin e Ferrari, anzi, il gap tra loro sembra essere infinitesimo e che chi per un motivo o per un altro si trovi in condizioni di vantaggio grazie alla qualifica o grazie agli eventi che sono che accadono in gara, riesca poi a conquistare la posizione a scapito degli altri due team. Ed è quello che è successo nelle prime due gare, che è successo poi anche in Australia. Quindi ancora io non parlerei di ritorno Mercedes. Sono veramente contentissima per la Mercedes perché comunque vedere un altro team che si inserisce un po' nella lotta tra Red Bull e Aston Martin fa sempre piacere, soprattutto a livello di spettacolarità. Certo, ci aspettiamo che prima o poi possa tornare anche la Ferrari, ma parlando di Mercedes non si sa se in realtà sia stato solamente un caso in questo caso, oppure se veramente è tornata, soprattutto alla luce del fatto che, lo sappiamo, questa monoposto è figlia di quella che abbiamo visto l'anno scorso e che era considerata, e lo è tuttora, un concept totalmente sbagliato. Però è ovvio che a quella di quest'anno hanno apportato alcune modifiche. E i miglioramenti visti, soprattutto sul passo gara, si sono ben visti grazie e soprattutto a ciò che hanno fatto i piloti del team 7 volte campione del mondo. In primis George Russell, che io personalmente ho inserito tra i top di giornata, grazie in primis al guizzo fantastico avuto a inizio gara proprio su Max Verstappen della Red Bull. Poi vabbè, è stato molto ma molto sfortunato, soprattutto nel caso dello scoppio della Power Unit. Ecco, primo problema di affidabilità per la Mercedes, che non penso però possa essere un problema che possa avverarsi nuovamente, ma anche grazie poi ad una persona esperta, ad un pilota esperto come Lewis Hamilton, che conquista il primo podio della stagione. Lo ricordiamo, l'anno scorso non aveva conquistato neanche una vittoria. Questo weekend in Australia addirittura ambiva a questa possibilità grazie alla prima fila conquistata con George Russell, alla seconda invece conquistata da Lewis Hamilton, quindi c'erano serie possibilità e serie probabilità che il pilota inglese 7 volte campione del mondo potesse conquistare una vittoria sul suolo australiano. Poco ci è mancato visto tutto quello che è successo, però devo dire che mi ha piacevolmente sorpreso questa Mercedes. Forse si meritava anche qualcosina in più, perché comunque la Red Bull, per quanto sia stato, lo ricordiamo, un weekend dove probabilmente dove appunto non ha potuto esprimere la sua superiorità vista invece nei primi due Gran Premi, però devo dire la verità che c'è stato secondo me un netto miglioramento da questo punto di vista. Quindi mi auguro
che questo miglioramento sia costante da questo punto di vista, in attesa naturalmente di Imola, lo ricordiamo, dove il team ha detto che porterà una Mercedes B che addirittura tuttora stanno provando in galleria del vento e che dicono sia addirittura questi dati emersi siano addirittura migliori rispetto alla Mercedes che stiamo vedendo adesso. Ma la Mercedes è tornata oppure è stato soltanto un lampo nel weekend australiano, questo secondo posto di Lewis Hamilton? Beh, sicuramente i miglioramenti proprio sul giro secco in qualifica quindi si sono visti, perché Russell ha piazzato la sua W14 a 2 decimi da Max Verstappen e Lewis Hamilton ha posizionato invece la sua Mercedes in terza posizione. Dicevamo, weekend a metà per George Russell, perché dopo la seconda posizione in Q3 sicuramente si prospettava una gara molto più importante, molto positiva per l'ex Williams. Invece al 17° giro ha dovuto parcheggiare a bordo pista la propria W14 per un problema alla power unit. Sicuramente dopo questa trasferta australiana la Mercedes potrà, in virtù della pausa di un mese, analizzare tutti i dati e vedere ciò che è emerso dopo questi 3 weekend. Quindi la vera domanda è se proseguire su questa filosofia oppure se stravolgerla, perché appunto non si sentono competitivi, sicuri di almeno guadagnare la seconda posizione in classifica costruttori e battagliare per le vittorie. Quanto riguarda la Mercedes, molto più concreta rispetto alle prime occasioni, ha massimizzato il risultato nonostante il ritiro di Russell, che quindi fa anche un po' preoccupare il team di Bradley riguardo l'affidabilità, che finora era stato punto di forza. Ma sicuramente nel cercare di evolvere le prestazioni ci può stare anche un piccolo inconveniente come questo. Più che altro, ottima prova sul passo gara di Hamilton. Distante sì da Verstappen, ma comunque in grado di contenere il ritorno, la rimonta di Alonso e Sainz e anche di Gasly. Credo però che comunque sia più la conformazione del tracciato del favorito a Mercedes piuttosto che un netto step in avanti. Stesso discorso di Gasly, che abbiamo detto poc'anzi con la Ferrari, che bisogna assolutamente anche per loro rivedere il progetto. Credo che soltanto una eventuale versione B potrà portarli al livello della Red Bull, perché non credo che, come la Ferrari, la Mercedes competa per il secondo posto. Capitolo direzione gara, e qua male male male, perché innanzitutto l'incidente di Albon, grave errore nel tempismo, perché non puoi mettere safety car, far cambiare le gomme a qualcuno e poi bandiera rossa e far cambiare le gomme a tutti. Se la motivazione è che doveva entrare il trattore, lo sapevi subito che lì doveva entrare il trattore, metti direttamente la bandiera rossa. Invece così si sono penalizzati i poveri Sainz e Russell. E insomma, bisogna rivedere questa procedura, ma soprattutto io direi di ripensare anche alla possibilità di far cambiare ai piloti le gomme in regime di bandiera rossa. Per quanto riguarda la gestione del finale, quasi fa fatica addirittura a ricostruire, a riassumere quanto accaduto. La bandiera rossa su Magnussen è eccessiva, c'era da togliere una macchina e una gomma dalla pista, si è sempre fatto il regime di safety car. Va bene, non si vuole far finire la gara dietro safety car, questo insomma se ne può parlare, che comunque magari in questo caso la gara sembrava ormai decisa, ma altre volte ci sono dei duelli in atto e tu li fai finire dietro safety car, se ne può parlare di questo. Il problema però qual è? La ripartenza da fermo a 2 giri dalla fine è pericolosa, se non è pericolosissima, cioè le partenze sono pericolose di per sé. Però quando è l'inizio della gara, i piloti sono comunque cauti perché si tratta poi, in caso di errore, di compromettere un intero Gran Premio. Quando si tratta invece di partire a 2 giri dalla fine, lì i piloti vanno col coltello tra i denti. Perché? Perché verosimilmente quello che guadagni in partenza te lo tieni, te lo porti a casa poi 2 giri dopo. E questo ha portato ai grandi incidenti che si sono visti a Melbourne, appunto. Sul suolo australiano abbiamo assistito ad un dato veramente importante, il fatto che il regolamento può subire delle variazioni in base alla libera interpretazione. Io sono del parere, l'ho sempre detto questo, che ci si debba mettere a tavolino una volta per tutti, team, federazione e organizzatori, prima
di un mondiale, mettere nero su bianco tutte le possibili variabili, tutti i possibili incidenti che possono capitare e quindi tutte le possibili sanzioni barra introduzioni di eventuali bandiere che a parer mio sono troppo esagerate, ecco perché poi appunto si fa confusione. Ecco, diciamo che un po' questa voglia di spettacolarizzare un qualcosa che è veramente tanto semplice come la Formula 1, come la Formula 1 è nata, mi sembra un po' come si suol dire too much. Ecco, quindi io sono d'accordo, sono sempre stata del parere di migliorare qualcosina, però non andandola però a stravolgere perché poi si entra un po' nel ridicolo e soprattutto nella confusione. Si sta parlando anche un po' di rivoluzionare il weekend della sprint race. Lì già la sprint race di per sé è un po' complicata anche da capire. Adesso si andrà a modificarla eliminando una sessione di prove libere. Ecco, secondo me ci si deve veramente un attimino fermare un attimo. Perché io, tifosa, soprattutto io, persona all'esterno, quindi non addetta ai lavori, pretendo che per i 20 migliori piloti al mondo ci siano persone, le migliori persone nella direzione gara a decidere il futuro di questi ragazzi, perché si sta parlando di ragazzi che corrono, vogliono vincere titoli importanti. Cari amici del DOT, consueta rubrica di top e flop, questa volta del Gran Premio d'Australia disputatosi sul circuito cittadino di Melbourne. Partiamo con i top. McLaren è sicuramente positiva la prova di entrambe le vetture con Piastri che arriva ottavo e Lando Norris invece sesto. Primi punti in stagione per la scuderia guidata da Andrea Stella. Un'ottima prova, dicevamo, considerando tutto quello che è accaduto con le bandiere rosse. Le ripartenze, i contatti, non era facile districarsi in mezzo a tutto questo bel casino, se vogliamo utilizzare una citazione musicale, però alla fine sia Norris che Piastri riescono a portare entrambe le monoposto al traguardo senza alcun danno e soprattutto in zona punti. Altro top, Hülkenberg su Haas, che arriva per la prima volta in stagione davanti al proprio compagno di scuderia Magnussen, si piazza settimo e poi l'ultimo top è Zhou, che chiude la top 10 piazzandosi appunto in decima posizione, un punticino racimolato dal pilota dell'Alfa e soprattutto piazza un ulteriore mattoncino nei confronti del compagno di scuderia più esperto Bottas, che fin qui dopo tre Gran Premi è stato veramente deludente. Passiamo invece ai flop di giornata, sicuramente la Ferrari, purtroppo Leclerc la sua gara finisce dopo pochissime curve, finisce in ghiaia, quindi secondo 0 in tre Gran Premi e purtroppo per Sainz diciamo che non è andata come ci si aspettava, visto che era quarto, il contatto con Alonso, la penalità che può essere discussa, l'abbiamo analizzato nel precedente video, però alla fine quello che conta è che il pilota spagnolo della Ferrari finisce dodicesimo, quindi un altro zero in classifica per la Ferrari. Flop, la direzione di gara con le bandiere rosse, che siano giuste o meno, le ripartenze, i vari contatti, insomma, si è cercato alla fine di spettacolarizzare il tutto, però se li chiamiamo cavalieri del rischio, fino a un certo punto possiamo definirli, perché in questo caso si è veramente messo a rischio l'incolumità degli stessi attori in gioco. E infine l'ultimo flop sono le due Alpine di Gasly e di Ocon che si gettano, praticamente finiscono a muro entrambe, con colpevole in questo caso Gasly, che poi si è scusato con il proprio compagno di scuderia. Insomma, potevano finire entrambi a punti e invece terminano con entrambe le monoposto a muro. E adesso è il momento di pensare alla prossima fermata. Il prossimo Gran Premio sarà domenica 30 aprile, il Gran Premio dell'Azerbaigian. Ci sarà questa lunga, 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 lunga pausa di un mese praticamente a causa della cancellazione del Gran Premio di Cina, che non è stato rimpiazzato. Si tornerà in scena dunque a Baku, che è una pista con il rettilineo più lungo del mondiale di Formula 1 e quindi una pista dove è fondamentale avere un'ottima velocità di punta. La Ferrari ha un propulsore molto potente, ma ad esempio a Jeddah, che è un'altra pista dove la velocità conta tanto, è stata costretta a girare con un'ala più carica, quindi maggiore drag e quindi minore velocità di punta a causa dell'elevato degrado gomme che la Ferrari accusava nei curvoni veloci
di Jeddah. Qui a Baku la situazione è diversa perché i curvoni veloci in appoggio sono due, dunque il degrado gomma dovrebbe essere meno impattante e chissà che la Ferrari non riesca a far valere i suoi cavalli e la potenza del suo propulsore. In ogni caso, la Red Bull resta la favorita d'obbligo anche per l'appuntamento del Gran Premio dell'Azerbaigian. E adesso è il momento della rubrica Push it to the Limit, perché il nostro caro amico Giuseppe Mazzei ci ha mandato il suo giro di pista, il suo giro veloce del tracciato di Baku. Io ve lo vado a commentare e ci godiamo adesso questo giro di Giuseppe a Baku. Eccoci sul lunghissimo rettilineo del tracciato di Baku. Qui si apre il DRS, si arriva sul traguardo, lanciatissimi per la prima staccata, una frenata violentissima in 100 metri per curva 1, curva a 90 gradi come praticamente tutte le curve del primo settore, altra frenata per curva 2, qui è importante uscire bene per avere la massima velocità su quest'altro rettilineo, anche questa zona DRS dove si possono effettuare sorpassi per arrivare poi alla violenta frenata per la curva 3. Un'altra curva a 90 gradi a sinistra, seguita da un'altra curva a 90 gradi, questa volta a destra. Qui è importante avere un'ottima trazione per arrivare poi a un'altra chicane composta sempre da curve a 90 gradi. Qui è importante non saltare troppo sui codoli perché i muri sono vicinissimi. Un altro allungo che mette poi nella curva 7, un'altra curva a 90 gradi per arrivare alla famigerata curva 8, strettissima, soli 7 metri la sede stradale per salire nella zona della città vecchia, e qui ci si mette poi nel tratto più veloce con due curvoni in appoggio ad altissima velocità. Si arrivano a toccare addirittura i 300 km orari per arrivare poi alla staccata della curva 15, difficilissima con la frenata in discesa dove si scende fino a 100 km orari, e poi la curva 16 che nella realtà è un po' più acuta rispetto a quella che vediamo qui nel video, che è fondamentale per avere la migliore uscita possibile per questo poi lunghissimo rettilineo, dove ci sono anche un paio di curve all'inizio che si effettuano comunque con il gas totalmente spalangato, asfalto molto gibboso in questa ultima parte del giro, ma si tiene tutto giù per arrivare sul traguardo con velocità che possono arrivare in scia anche oltre i 350 km orari. Questo il giro di Baku. Siamo arrivati dunque alla conclusione di questa puntata. Io ringrazio Dino, Martina e Fabrizio per essere stati con noi. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito e l'appuntamento va al prossimo Gran Premio. Ciao! Ci vediamo fra 3 settimane a Baku sulla pista del Castello e speriamo di ricommentare un'altra gara, ovviamente non folle, ma normale, però bella, insieme a voi e insieme a tutti i nostri ospiti. Grazie mille per averci seguito. Ciao!